La risurrezione viene anticipata con questo segno della trasfigurazione sul monte Tabor, questo lo sappiamo. È per i suoi tre discepoli che sono le colonne dei dodici e che dovranno mantenere con questa rivelazione privata per loro, la fede nei momenti bui che dovranno venire e poi potranno raccontarlo. Ma questa fede che viene loro trasmessa, questa rivelazione, ha una connessione così forte con tutta la storia della rivelazione di Dio, il quale si rivela sul monte Sinai così come sul monte Tabor a Mosè. Ed ora Mosè è sul monte con loro insieme ad Elia, il grande profeta che deve anticipare in qualche modo la venuta del Messia. I profeti dunque sono riuniti fra di loro, le rivelazioni di Dio sono tutte raccolte in loro, sono la storia stessa, i punti più grandi, più importanti della storia di Israele. Ed ecco che essi sono insieme a Gesù, che anch'egli è un profeta e come gli dice di più di un profeta, perché egli è il figlio mandato dal Padre che prenda forma di uomo, per parlare come un profeta, ma come figlio di Dio, che è la parola stessa di Dio sulla terra, non è più una parola riferita. Così abbiamo Gesù che ha questo compito di racchiudere in sé tutti i profeti e portare a compimento la parola di Dio in modo perfetto e piena, perché egli si esprime pienamente ed è sempre in unione col Padre, non così i profeti. E egli riceve dall'alto una conferma, cioè la voce del Padre si sente, la voce di Dio. Questo è il mio figlio, l'eletto, il prediletto, ascoltatelo. La mia parola va ascoltata per mezzo di lui. E anche qui la manifestazione di Dio avviene con questa nube che scende, che è la stessa nube che scendeva quando Dio si manifestava a Mosè nell'accampamento, scendeva la tenda del convegno, la gente sapeva esattamente che Dio era sceso nell'accampamento e Mosè entrava dentro la tenda, tutti quanti si fermavano, attendevano che finisse questo colloquio, questa presenza di Dio. E poi dopo Mosè usciva e riferiva la parola di Dio. Qua abbiamo la stessa nube che scende, è la nube del Padre. Su questa nube hanno scritto tanti mistici, la nube della non conoscenza. Il mistero di Dio che non si vede, è invisibile, ma che si rivela a noi per mezzo dei suoi servi, degli angeli, degli uomini scelti, i profeti, e si rivela finalmente in modo compiuto, totale e perenne attraverso il Figlio. Così che egli è colui sul quale il Padre ha messo il suo sigillo, così come lo stesso Dio dice su di lui. Il sigillo vuol dire chi ascolta lui, ascolta me. Quale opere dobbiamo compiere dunque per entrare nella vita eterna? La grande opera è questa, dice, ascoltare colui che il Padre ha mandato. Allora questo ascolto della parola di Dio parte certamente dall'ascolto della liturgia proclamata nella parola, ma è l'ascolto nel senso di seguire ed eseguire quello che la parola dice. Il nostro sforzo è dunque quello di capire, poi fare quello che dice e chiedere a Dio la forza di fare quello che abbiamo capito che dobbiamo fare. E ognuno deve sempre fare qualcosa che non ha fatto completamente nella propria vita. Per quanto si inizi, ci si accorge, se si fa un buon cammino, che ne manca sempre un bel pezzo. Non perché la strada è infinita, ma perché la rivelazione di ciò che siamo davanti alla pienezza della verità che si apre ai nostri occhi diventa sempre più chiara e dunque diventa sempre più manifesta la necessità di andare avanti con il nostro percorso per piacere e per amare Dio. Questo è il fatto. Mi viene in mente una delle cose più importanti che viene riportato anche nel Padre nostro, che è il perdono reciproco. E il perdono anche di tutte le offese, i torti e le sofferenze che la vita ci ha
imposto. Tutti abbiamo cicatrici che sono profondissime, tutti quanti. E se non arriviamo a togliere questa esigenza di giustizia che è dentro di noi e farne invece una offerta a Dio, come Gesù fa l'offerta dell'ingiustizia della croce al Padre, noi non entreremo in questa vita eterna. Perché il giudizio è del Padre e compie la sua opera di redenzione su tutti nei tempi e nei modi che gli vuole. Non a noi tocca fare questo. A noi tocca mantenere la fede in Dio, perdonare sempre, fino in fondo, e quando si ripresenta il rancore o la volontà di distanza anche dalle persone che ci hanno offeso o anche solo dei ricordi, farne un'offerta da mettere sull'altare a Dio. Perché Dio trasformi quella che è la nostra ferita in qualcosa di meritorio. E allora sapremo che anche quando passeremo da questa vita non avremo un lungo cammino da fare nel purgatorio, ma le porte del paradiso si apriranno velocemente per noi, perché noi abbiamo perdonato così come il Cristo ha perdonato. Nel nostro piccolo, rispondiamo delle nostre piccole cose, che a noi sembrano sempre molto grandi. Ma rispetto a tutta la somma delle cose del mondo, sono veramente piccole. E allora noi dobbiamo fare questa cosa. Tenere in mente questa rivelazione, che Dio si rivela a noi, che abbiamo la grazia di ascoltare la parola del Signore Gesù, e abbiamo il dovere di metterlo in pratica, farlo calare nel profondo, in modo che l'ascolto diventa un seguire la sua via, passo dopo passo, giorno dopo giorno. Sia lodato Gesù Cristo.